e Cat siamo ritornati su Wobbly Life per andare a scoprire i segreti di King Kong. Infatti oggi aiuteremo il re delle scimmie e gli ruberemo tutti i tesori, anche se non è andata a finire proprio benissimo. King Kongo, la banaglia! E come sempre, se questo video vi è piaciuto e io non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona scimmia visione! Lo Yeti dello scorso episodio di Wobbly Life, quando abbiamo trovato la casa, ma non lui? Ecco, oggi andremo a trovare un altro mostro gigante peloso, che questa volta sarà King Kong. Certo, siamo passati da uno Yeti dei ghiacci a re delle scimmie giganti mangia persone, ma questi sono dettagli. Dovremo ritornare nell'isola misteriosa e trovare la sua caverna. Dopodiché ci travestiremo da scimmie e gli faremo credere di essere dei membri della sua famiglia di gorilla. Sei pronto? Io tantissimo! Let's go! Cosa? Non ho capito niente. Dobbiamo andare da King Kong. King che? King Kong! Cat, mi raccomando, concentrato. Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano! Oh mio Dio, appena hai urlato è entrato il gioco in caricamento. Si è spaventato anche Wobbly Life. Vabbè, iniziamo. Ma poi perché sei vestito da tassista? Sono il pilota. No, no, io non ti faccio pilotare proprio niente. Addio, stupida città! Verso l'isola misteriosa. Probabilmente nella direzione sbagliata. Sono un imbecille. E dall'altra parte? Sì, sì, è da questa parte. Perfetto, siamo anche non troppo lontani. E la sua caverna dovrebbe trovarsi esattamente vicino al tempio. Ok, piano, piano. Tra l'altro dobbiamo seguire il percorso di banane. È anche un imbecille. Cioè ci ha praticamente detto lui dove abita. E dovrebbe essere esattamente qua. No, ma dai. Ma dai, mi ha fatto esplodere e sono annegato come sempre. Ma che schifo. Eccole qua, proprio come sospettavo le banane. Cat, ma dove sei? Aia. Cat, tutto a posto? No, non sai pilotare un elicottero. No, non è vero. Vieni, andiamo dalla scimmia. Guarda che io so pilotare benissimo. Sei pesante. No, vabbè, ti lascio indietro. Addio, vado dalla scimmia. Sto scivolando. No, no, sono scivolato sulle banane, maledetto. Forse più intelligente del previsto. Sì, vabbè, ma le ho prese tutte. No, ma dai. Ma scusa. Maledette banane. Basta. No, sull'altra. Penso sia lì dentro. Sì, ho capito, ma sono morto scivolando. Andiamo. Cat, come si Cat, entra? Non lo so. C'è una lettera. Oh mio Dio, ecco King Kong. Non ci posso credere, allora è tutto vero. Sto iniziando a pensare che questa porta si aprirà solo per i gorilla. Ed ecco qui la mia idea geniale: travestirci da scimmie. Ma se abbattessimo questo muro? Non possiamo, Cat. No, hai solo rotto una cassa. Ma sei scemo? È la caverna di King Kong. Ti pare che la possiamo distruggere a pugni? Ti prendo io adesso a pugni. Strangolo davanti alla caverna. No! King Kong, te lo offro come sacrificio. Prendilo. E io offro lui. No! Tecnicamente le note dell'esploratore dicevano di andare in queste zone. Probabilmente qui troveremo ciò che ci serve per entrare nella caverna. Però per arrivarci useremo una mongolfiera. Tu la sai guidare? Sì, io sono esperto. Cat, tu mi fai paura. Va bene, piano. Come si fa a volare? E là? Questo coso deve tirare. Ah. Ma sei sicuro? Sì. Cat, no! Sì, ma come si gira? Cat? Cat? Sto pensando. No! Che dolore! No. Adesso mi cade la mongolfiera in testa. Mamma mia, l'ho schivata per un pelo. Avevi detto di saperla guidare. Adesso sì, esplodi. Imbecille, tu e la mongolfiera. Ma in che senso esplodi? Perfetto!
detto, adesso va meglio. I nostri due avventurieri partirono a bordo della loro mongolfiera in una missione veramente difficile. Riusciranno ad incontrare King Kong? Riusciranno ad uscirne vivi? Secondo me no, ma lo scopriremo molto presto. Cat, lascia perdere la mongolfiera, usiamo l'elicottero, vieni. Tra l'altro abbiamo preso l'elicottero più grande. Let's go, l'abbiamo rubato da una base militare. Ma non fa niente, nessuno ha visto niente. Noi dobbiamo andare circa da quella parte. Adesso atterreremo in totale sicurezza, non di certo schiantandoci con l'elicottero. Ovviamente scherzo. E adesso ci schiantiamo nel negozio. Sono pazzo. No, fermo, anzi, fermo, non fermo, ci schiantiamo. Fermo, paracadutismo. No, no. Aiuto. Ma, no! No, 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 nell'acqua, no, nell'acqua, basta, basta. No, 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 fermo. Oh mio Dio, per quanto mi sono salvato. 6.5 hours later. Cat, dopo 2 ore siamo riusciti ad arrivare. Adesso non facciamo movimenti ambigui. Perché io sto camminando in avanti? Cat, perché il mio personaggio si sta muovendo? Io non ho le mani sulla tastiera. Vabbè, non fa niente. Lì dietro c'è una scimmia che vuole parlarci. Andiamo subito a capire cosa vuole da noi. E io mi sto avvicinando sempre di più. Mamma mia, che ansia. Scimmia, parlaci. Vuoi il mio vestito da gorilla? Ma certo che lo voglio, dammelo. Sì, non ci posso credere. Mi ha dato il suo vestito e lui è rimasto in mutande. È perfetto. Cat, il nostro piano sta Cat, non siamo delle scimmie vere. Andiamo. Siamo delle scimmie finte. Abbiamo solo il vestito. Muoviti. Ritorniamo sull'isola. King Kong ci aspetta. Vieni. Guido io che ormai sono esperto. Circa. Sì. Ok. Ok, piano. No. Come si guida? Aspetta. Oh no. Aspetta. Aspetta. Non mi ricordo dov'è. Questa frase. Ok. Ok. Da questa parte. Più o meno. Perfetto. Andiamo. Ok. Ci sono. Ci sono. Sono sulla strada giusta. Cat, mi dispiace. Probabilmente esploderemo. Ma non è colpa mia, c'è maltempo, quello è il problema. Mamma mia, però non si vede veramente nulla. No, no, no. Alzati, no. Alzati piano, no. Aiuto. No, alzati, 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 veloce, veloce. Seguiamo le banane, seguiamo le banane. Ok, okay. Ecco. Aspetta, con calma, non esplodere. Vago, non vago, esplodere, vago, vago. Ok, 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 scappa, scappa, scappa. Siamo vivi, aia, aia, sono scivolato. Ok, possiamo entrare. Siamo da... Oh, si è aperto. Siamo delle scimmie, siamo delle scimmie. Perfetto, attenzione alle banane. Cat, no. Cat. C'è King Kong. Roar, lo dice a tua madre, quella scimmia. Ci sta dicendo che probabilmente ha fame. Ma è pieno di banane, ma vattele a prendere, no? Trova il mio albero preferito e portami la sua gustosa banana. E va bene, King Kong, noi riusciremo ad acquisire la tua fiducia. E poi ti ruberemo la corona, imbecille. Bananina, bananina, dove sei? Mamma mia, ma guarda te, se siamo diventati gli schiavi di King Kong. Kong, cioè, ok che è il re delle scimmie, ma manco a far così. Dove gliele trovo mo le banane? Tarzan, mi dai una mano per favore? Mi sa che siamo vicini, Cat. E infatti eccola qui, la sacra dove? Banana. Eccola. Sì, scendi. Oh, 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 perfetto. Vieni, dobbiamo portarla al sicuro. No, 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 no. Ho capito che sono una scimmia, ma smettila di rimbalzare. Arriviamo, King Kong. Oh mio re delle scimmie, siamo quasi arrivati. Ma che fai? Ma mi vuoi investire? Ma stai fermo, non puoi entrare con il camper nella grotta di King Kong. Vieni, veloce. King Kong, la banaglia. Cosa è successo? Pago? Arrivo. No, vabbè, tu non puoi capire che cosa è successo. Mi sono fatto tutte le scale di pancia dritto da King Kong, tipo uno scivolo. Adesso dobbiamo anche aiutarlo ad aggiustare lo spawner di banane. Pure? Eh? Oh, ma che è qua? Dacci soldi. Oh, Cat, Cat, qua c'è una porta. Si apre. Vieni, 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 vieni. Siamo dentro al tempio di King Kong. Aia, che figata. Ok, piano, attento alle banane. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no! Dobbiamo riparare gli ingranaggi, ma io non lo so fare. Ma che siamo, degli ingegneri? Ho un ingranaggio. Scusa, ma tu quello dove lo hai preso esattamente? Da qui.
Va bene? Non cadere. No! Ketto, ma sei un imbecille. Era il nostro ingranaglia. Ho trovato tre ingranaggi. Come tre ingranaggi? Ma ne servono uno là, due. E uno più in fondo. Ho capito, aspetta, lasciami. Anzi, no, dovevo lasciare io te. Ok, risaliamo e mettiamoli tutti e due insieme e andiamoci a prendere il nostro premio. Maledetto imbecille di un King Kong. Come si fa a tornare su? Ah, ci sono le scale, perfetto. Comunque, stavo scherzando. Gli ingranaggi non sono due, sono quattro, perché sono due da una parte e due dall'altra. Sì, ma come si fa? Aspetta, aspetta, mi è venuta un'idea. Adesso scivolo sulle banane. Ne. Ci penso, cioè, io sono entrato nell'unico buco dove non dovevo entrare. Sto arrivando, piano, perfetto. Quanti ne mancano? Altri due ce l'abbiamo fatta? Easy. Sì, io sto portando l'altro. Ok, l'altro è qui. Aspetta, salto la banana. Salto la banana, perfetto. Adesso vado da questa parte. Piano, piano, salto la banana. Cat, non morire, ti prego. Salto, no, 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 no. No, 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 no. Ma dai, ma nell'acqua, ma che schifo. Ok, mamma mia, quanto è difficile. No, no, quanto è difficile. Sì, sì, Kent. Abbiamo riparato il marchingegno. Adesso cominciano a cadere le banane. Ti prego, dimmi di sì. Guarda, le sta risucchiando. No, vabbè, ma che figata, lo voglio anche io a casa. Re delle scimmie, insomma. Oh, che bello! Vi prego, montatemelo in cameretta. Voglio delle banane che mi piovono in testa. Cat ha detto che siamo diventati suoi amici. Ti rendi conto? Siamo amici di King Kong. E comunque ci hai promesso dei grossi tesori. Su... Cos'è? Cos'è Banana Depositor Backpack? Che cosa ci ha dato? Uno zaino? E questo sarebbe il grande tesoro che ci ha promesso King Kong? Questa schifezza di zaino pieno di banane? Ma dai! Basta! Mi metto a dormire! Aiuto! Sto soffocando! Qualcuno mi aiuti! Al prossimo video! E tu non mi rubare la televisione, infame! Ciao!